Ah, grazie a Dio siete qui. Che succede, Janine? Dov'è Elissa? È scomparsa, l'hanno presa. Era tutto tranquillo e in un attimo era il caos. C'erano fantasmi che volavano ovunque. Janine, calmati. Comincia dall'inizio. Sì. Bene. Ero un po' in ritardo stamattina perché mi si è rotto il tacco di una scarpa e Lester aveva finito la mia tisana preferita. Sapete quanto mi piace la camomilla, no? Beh, allora... Ok, non proprio dall'inizio. Comincia da quando è scoppiato il finimondo. Ok, ok. Allora, mi hanno salito alle spalle e prima di svenire ho sentito Elissa che lottava e gridava «No!». L'ultima cosa che mi ricordo sono le urla dei morti e dei dannati che mi risuonavano nel cervello. O c'è stata un'evasione dal penitenziario di Rikers? O qualcuno ha disattivato la nostra griglia. Di nuovo. Di nuovo? Proprio come Peck minacciava di fare. È buffo. Ho sempre saputo che Peck fosse un burocrate senza spina dorsale. Ma non credevo anche un malvagio occultista. Ma dove l'ha portata? E dove sono tutti i fantasmi? Cioè, senza offesa, se tutti quelli che abbiamo preso sono scappati, chiudo e me ne vado. Già, devono avercela a morte con noi. Appunto. In genere non è una buona idea che le guardie stirano i bracci dalla prigione dopo un'evasione. Notizia appena giunta. Mentre le autorità continuano a occuparsi dell'evacuazione di Manhattan, Central Park è colpito da scosse telluriche sempre più forti. Ci chiediamo, dove sono gli acchiappafantasmi? Ho un'idea. È una bella giornata. Perché non andiamo a Central Park? Ci riprendiamo i fantasmi, salviamo la ragazza e torniamo per un pisolino. Che dite? Ok, gli acchiappafantasmi sono tornati. Per una volta, mi piacerebbe fare come gli altri ed evitarli i guai. E il divertimento? Idee su dove trovare Peck e Elissa? Temo che avremo proprio bisogno del Super Gabbio. Non sappiamo quanto sia potente Peck. Allora prenderemo la Ecto 1. Guido io. Forse dovrebbe guidare il ragazzo. No! Grazie, Winston. Qualche idea? Ah. Il giovanotto è agile, nonostante l'acceleratore protonico sulle spalle. Aia! Che botta! Fai il giro e vai ad aprirci il cancello. Wow, guardate il fronte di tempesta che si sta addensando su quella torre. Ricordate l'ultima volta che abbiamo visto quel tipo di fenomeno atmosferico? Sì, sull'edificio di Dana Barrett, la notte in cui si è trasformata in un cane.
Non capisco. Il mandala l'abbiamo chiuso. Com'è possibile che stia succedendo tutto questo? Nel codice gozeriano è scritto che per generare la forma suprema del distruggitore servono un sacrificio di sangue e un'enorme quantità di energia spirituale. Una forma distruggitore, ancora? Probabilmente Peck non ha assorbito abbastanza energia dal mandala prima che lo chiudessimo e ha trovato un'altra fonte nell'unità di contenimento. L'energia dei fantasmi fuggiti dalla griglia potrebbe bastare da sola a produrre un evento interdimensionale. Già, e con Elissa qui i suoi antenati Shandor non saranno lontani. Fantastico! A quando le sette piaghe d'Egitto, la peste e la morte? Non tarderanno. Datti una mossa, campione. Sì, non rimarremo qui tutto il giorno. Stai bene, ragazzo? A che punto sei con quel cancello? Io vado con la recluta. Meglio non girare da soli in questo posto. Ci ritroveremo un po' più avanti. Sono felici della nostra presenza. Non li hai visti anche tu?
pensano di essere subdoli. Dividiamoci e attacchiamoli ai fianchi. In cima. Prova un riparo. Vai con calma. Americano. Stessa squadra. Roberto Di Belmo. Prendi un segnale, vediamo cosa c'è. Calabrone. Corri! Lo tengo. Non è da solo.
Opera di te! Ah! Il mio fermo! Eliminato! Fare più attenzione. Andiamo. Bene, giovanotto, sta a te. Sinistra. Massiccio, ragazzo. Il ragazzo Inga. Canzone completa. Ecco la chiave. È pesante da trasportare. Riportala al cancello e andiamo avanti. Facciamo una scansione. Non a me, a loro! Yahoo! Mira con più attenzione! Non a me, a loro! Ma... sono dalla tua parte.
Un attimo. Ah, adesso ho capito. Questo non me lo spiego. Quando l'onda negromantica ha evocato ancora Gozer sul nostro piano, perché non ha assunto una forma distruggitore più efficace? Ok, l'uomo dei marshmallow fa paura, ma ci sarà un modo migliore per distruggere il mondo. Semplice. Quando entra nel nostro piano deve essere bloccato in quella forma dal nostro primo incontro. Una forma distruggitore per ogni dio e dimensione, mi piace. È il tipo di simmetria con cui funzionano queste cose. Beh, allora non ho scelto un distruggitore tanto male, no? Guarda, lassù, sta peggiorando. Non è il Central Park che conoscevo. Hai ancora il portafogli? Energia psicocinetica. Quindi delle due l'una. O siamo nei guai o siamo la cieca. C'è una differenza? Abbiamo provato lo zaino protonico sotto la pioggia. Sto facendo la recluta proprio ora. Bene. Un attimo, anch'io ho lo zaino. È vero, Ray. Come va finora? Senti puzza di bruciato? Avverti delle punture dolorose? Sarai il primo a saperlo. O il secondo. Sinistra. Credo che andrà tutto bene. Cribbio. Si è staccato la testa. Come la
passo alle corde. Facciamo una scansione. Fantastico, ora è nell'acto vivo. Siamo vicini. Prova a infestare quella scatola ora. Ti è mancato poco. Che dolore! A destra! Colpito! Grazie per esserti unito a noi. Stavo facendo di tutto per impedirci di raggiungere. Non posso seguire oltre. Dovrete scontrarmi.
Sì, perfetto. Grazie. Vado avanti. Beh, suppongo che entreremo. Non abbiamo molta scelta. Le tombe scoperchiate hanno messo questo posto a soqquadro. Walter Freck dovrà rispondere a parecchie domande del Dipartimento Parchi. Penso che riusciamo a prevenire la catalissi. Andrà tutto bene. Nemico a terra. Vieni in quella radice. Del giorno. Torniamo in superficie. Ehi, sono qui, mi dai una mano? Ehi, dico a te. Niente da fare. Questo metallo ha una carica psicotica che lo rende indistruttibile. Beh, suppongo che una situazione così estrema potrebbe danneggiarlo, ma con i nostri mezzi non riusciremo neppure a scalfirlo. Qual è il piano? Ray, voi due controllate di là. Rilevo qualcosa di strano. Tu che cosa ne pensi? Il cancello indistruttibile è ancora... ...a una struttura danneggiata. Forse con qualche buon colpo saltano i cardini. Ah, è un giorno di... Sono portati troppo bene. Forse una giornici non mi danneggeranno. Dobbiamo sperare di restare in vita e tenerli lontani da lei. Sono assolutamente d'accordo con lei. Per la precisione, si tratta di angioletti di pietra in grado di raggiungere la velocità di 60 metri al secondo prima di colpire il catechismo. Angeli capito. Il catechismo non ce ne hanno mai parlato. Non ti passa assolutamente nulla. Prendili e fracassali contro motore. Seguimi
lanciare insieme. Segui il mio esempio. Il ragazzo ha in mente qualcosa. Agganciali insieme. Agganciali insieme. Mira in alto. Attenzione, compagno. A capo, arrivano i riporti. Per esserti unito a noi. Ci stiamo avvicinando, credo. Ehi, ragazzi, qualcuno ci aiuta? Scommetto che possiamo tirare giù anche questi cancelli. Ehi, Ray, ce l'abbiamo una catena o un pericello? Beh, no, non avevo previsto di darmi alle scampagnate con la Ecto 1. I lacci dovrebbero funzionare. Ok, ragazzi, attacca il cancello al Marutti e io lo tirerò giù. Bene così, legalo meglio per sicurezza. Guarda quello. È la prossima meta. Vai, vai, signore. State pronti? Stessa tecnica di prima. Legami di nuovo, ci penso io. Giusto, mi lascio. Muoviti! Occhio! Almeno i lacci, poi. Accidenti. Beh. Questa volta è incastrata sul serio. Ecto 1. È robusta, ma ha preso una bella botta. Puoi rimetterla in sesto? No, niente da fare. È andata, ragazzi. Non mi va di lasciarla qui così. Lo so, Ray. Questo quartiere si sta proprio degradando, ma dobbiamo andare avanti. Dovremmo proseguire a piedi. Alcuni di noi camminano dall'inizio. Occhi aperti, mi raccomando. Abbiamo ospiti. Lo sapevo. Potremmo pentirci di non aver portato il supercarico. Accidente! Giù!
Concentrati sugli adepti. Fantastico! Una mucchiata di mostri. Per l'ecto guida. Sopra di te. Non è molto attivole. È eliminato. Io sono dalla parte. In arrivo. E Spence si ripete. Mi hai colpito! Siamo in uno! La tua mi fa molto male. Cosa abbiamo i cancelli? Le tacche luminose sono senz'altro delle serrature. Vero? Oh, certo, in effetti. E dove sono le chiavi? In alto! Che dolore! A sinistra! Così! Vieni duro! Oh! Ho fatti molti pezzi! Attenzione! Usa la testa, ragazzi. Usa le loro teste. Ragazzoni ci sono stati molto utili. La squadra è ancora in gioco, non c'è dubbio. Eccitante e anche rischioso. Ma è Elissa. E Peck? Approfittiamone, due bei schiaffoni, non lo saprà nessuno. Piano, Beckman. Sembra proprio che Peck sia stato usato. Non avrei trovato davvero parole migliori. È il sindaco. No, Ray, non è lui. È Ivo Shandor. Shandor ha posseduto il sindaco e ha mandato Peck a rallentarci. Quando abbiamo chiuso il mandala prima che potesse caricarsi, ha liberato i fantasmi dall'unità di contenimento come fonte di energia alternativa. Non male! E tu saresti quello lento. Ehi, cosa? E chi lo dice? Tutti. E lei che cosa c'entra? Ho dovuto prenderla. Per assumere la forma distruggitore mi serve sangue. Sangue mio! E Gozer allora? Pensavo che questo fosse per lui. Già, ma lui mi ha deluso. Due volte! Altro che distruggitore, testa di rapa piuttosto! Comunque mi sono detto,
Perché adorare un dio quando puoi diventarlo? Vedi me il macello. Ora disattivate l'impulso e incroceremo i flussi con la funzione cono d'urto. Il mio non si spegne, vai! Anch'io! Neanch'io, cioè! Di chi è stata la decisione di rinforzare gli spallacci? Ehi, Shandor! Dov'è la tua forma distruggitore adesso? L'hai lasciata nell'altra giacca? Io sono il distruggitore. Io sono l'architetto. Finito il riposino? Oh no. Questo è male. L'architetto? Quelli non fanno paura, sono i geometri che ti ammazzano. Peter, non capisci. Lui è l'architetto e controlla il mondo dei fantasmi. E può entrare nel nostro mondo. Di cosa fanno gli architetti? Hanno dei portamine. Asfalterò i vostri campi per costruire un mondo nuovo. Riempirò i vostri mari di cemento e pietra. Ehi, dacci un taglio. Ma tu parli sempre? Sì. No, ascoltate! Ripasserò il vostro mondo con putrelle d'acciaio e lastre di pepe! Sono solo minacce da super criminali, re. Quei tizi parlano tutti! Ghiaccerò il vostro mondo sotto il peso delle mie città. Offrirò le vostre creazioni sotto le mie. Non lasciarlo ricaricare. Ehi, altri guai in arrivo. Stacci dentro. Non farlo potenziare. Farlo ricaricare. Suonagliene.
Non farlo potenziare! Non farlo ricaricare! Illuminali! Mangiamo dei a colazione? Ho esagerato? No, mi è piaciuto. Sei salva adesso. Tiratemi giù di qui. Novello, tocca a te. Tiratemi giù! Ci rivedremo ancora, di sicuro. Fantasmi, ragazzi! Che ci fate qui? Anzi, che ci faccio io qui? E dov'è qui? È stato vittima di una possessione transdimensionale. Che significa? Che un malvagio fantasma ha girondolato col suo corpo per un po'. Oh, se n'è accorto qualcuno? La mia reputazione? Beh, è stato rieletto. A proposito, sei di famiglia Shandor? Sì, c'ero arrivata.